anche a Sassuolo Campania Festa, in particolare nel Duomo di San Giorgio, ieri sera per l'elezione del nuovo Papa Francesco I, argentino con origini italiane. Jorge Mario Bergoglio, 76 anni, succede a Benedetto XVI ed è stato eletto al quinto scrutinio. Increscioso episodio alla Galleria Carani. Ieri notte un gruppo di persone ha bivaccato, lasciando poi bottiglie e cartacce sugli scalini che portano al Teatro Carani. Verso l'una sono anche scattati due allarmi in altrettanti negozi del centro. Intervenuta la Polizia di Stato. Stili di vita e respirazione e metabolismo ed aspetti nutrizionali sono i due argomenti trattati oggi pomeriggio al Circolo Tassi dai medici Rossano Dallari e Claudio Gollini. Ecco l'intervista ai due sanitari. Per quello che riguarda l'argomento di oggi, sono anche contento di parlare di questo argomento perché la respirazione, così come la circolazione, risentono molto dell'attività motoria, risentono favorevolmente dell'attività motoria, per cui è importante che in qualsiasi età la popolazione, le persone sane sviluppino attività motoria per mantenere efficienti l'apparato cardiocircolatorio. A maggior ragione, quando ci sono delle malattie respiratorie, si verifica una condizione per cui il paziente respiratorio, poiché fa fatica a respirare, tende a fare meno attività fisica, i muscoli si atrofizzano e peggiora la situazione respiratoria, per cui si crea un circolo vizioso che peggiora la situazione. E in questi casi, in cui ci sono dei problemi respiratori, è ancora più importante che il paziente svolga un'attività fisica naturalmente adeguata a quello che il suo fisico gli consente. Come il nostro pianeta è ammalato perché il nostro stile di vita troppo consumistico ha consumato risorse, ha generato inquinamento, aumento della temperatura del pianeta, così se noi abbiamo uno stile di vita non adeguato, roviniamo sostanzialmente il nostro di organismi e facciamo sì che tante malattie vengano fuori. Noi siamo abituati a considerare, ad esempio, come malattie il diabete, l'ipertensione, non so, l'arteriosclerosi, però non ci rendiamo conto che esistono degli stadi precedenti queste malattie che sono, se messi insieme, ugualmente gravi. Se uno ha, non so, la pressione tendenzialmente alta, il colesterolo tendenzialmente alto, di solito non si preoccupa, ma se queste cose sono messe insieme, ad esempio, alla glicemia tendenzialmente alta, al fatto che uno fa poco moto, al fatto che uno mangia in maniera sregolata, fa una vita agitata, così tutte queste cose fanno sì che poi uno abbia dei fattori di rischio invece molto molto gravi di malattia. Sabato sera si terrà al Teatro Carani lo spettacolo con i Borghi Bros e gli Angel Sprut, rinviato per neve il 23 febbraio scorso. Ecco l'intervista con Alessio Borghi e Gino Polase Andreoli. Passiamo allo sport. Ricevuti in municipio i podisti di Madonna di Sotto Panaria Group, protagonisti di recente ai campionati italiani di Fontana di Papa, in provincia di Roma. Gli atleti di dirigenti sono stati accolti dal sindaco Luca Caselli e dall'assessore allo sport Giorgio Barbieri, che si sono congratulati con tutti ed hanno fatto il classico in bocca al lupo per gli impegni a seguire. È Paolo Morandi, il nuovo presidente della sezione sassolese, Giulio Cantelli e Giorgio Mariani, dei veterani dello sport. Il vice sarà Carlo Alberto Giovanardi, come stabilito nel consiglio dell'altra sera tenutosi all'Auditorium Bertoli.
Distorsione al ginocchio destro per Simone Missiroli. Il responso ieri dopo una visita curata da parte dei medici. Per il centrocampista riposo forzato e per mister Di Francesco scelte obbligate, soprattutto nei tre centrali. Tra questi ci potrebbe essere l'inserimento di Frascatore oppure di Cipsà dal primo minuto, visto che è rientrato in gruppo. Per oggi è tutto, a domani!